tutti devo tenerli. Allora, che posso dire? Che stiamo per vincere le elezioni europee. Dobbiamo dire questo, dobbiamo dirlo. 30%, 35%, l'importante è veramente, come diceva Marcello, che queste persone che fanno? O vanno in galera o vanno a fare a lavorare finalmente, perché non c'è più nessuna possibilità. Come diceva Marcello, un anno e mezzo fa è nato questo sogno a 5 Stelle. Per la prima volta i cittadini sono entrati nelle istituzioni, sono entrati in comune, in regione, sono entrati in Parlamento e da lì è nata questa rivoluzione. Questa rivoluzione il 25 maggio farà un passo enorme in avanti, sarà un'esplosione, perché fino ad oggi è stata una sorta di preparazione. Non eravamo in grado di governare, eravamo inesperti, eravamo quelli degli scontrini, ci hanno dato di tutti i colori. Adesso, se notate, non ci dicono più che siamo quelli inesperti, che siamo quelli gli ultimi arrivati, che siamo incompetenti. Adesso se ne stanno zitti. Adesso hanno capito che noi, in questo anno e mezzo, abbiamo dimostrato di essere persone, cittadini, rimasti noi stessi, perché i soldi li abbiamo lasciati, abbiamo rinunciato a tutti i privilegi e ancora li stiamo lasciando. In questo anno e mezzo abbiamo dimostrato di essere in grado di governare meglio di Zingaretti in regione, perché sta facendo degli affari mafiosi, lo dico, e non sto rischiando nessuna querela perché sta facendo degli affari mafiosi. Così come in Parlamento, avete sentito le lobby che girano intorno al PD, abbiamo portato fuori tutto questo, li abbiamo messi di fronte a uno specchio, loro si sono visti in noi, hanno visto in noi l'onestà e non sono riusciti a rispondere su nulla, nelle cose concrete, gli F-35, le tasse, l'IMU, ormai si sono sputtanati, quindi noi non facciamo altro che dire quello che sono loro in realtà, questo è il nostro ruolo. Dal 25 maggio in poi cambia il nostro ruolo, non siamo più quelli che denunciano gli intrallazzi del PD, di Forza Italia, questi inciucci di governo. Dal 25 maggio noi governeremo, e quindi saremo in tanti comuni nel Lazio, ci avremo tanti sindaci, rischiamo di vincere anche in Abruzzo, la nostra prima regione 5 Stelle, cambieranno anche i rapporti, no, rischiamo in senso positivo, abbiamo già vinto, anche perché c'è una ragazza bravissima, un avvocato in Abruzzo contro due condannati, quindi come fai a non vincere? E quindi è veramente questione di 20 giorni, bisogna avere un po' di pazienza, convincere, adottare un indeciso, adottare due indecisi e trasformare questi 9 milioni di voti in 18, in 20, in 30 milioni di voti. Veramente è facile, basta volerlo, veramente siamo portati, questa vittoria è portata di mano. Quanto tempo ho? Allora, vi porto giusto qualche esempio, perché vi dicevo, un anno e mezzo nelle istituzioni e vi assicuro che non è facile, è una guerra costante, ogni giorno lì c'è un livello di scontro che sta aumentando, perché si rendono conto che stanno perdendo interesse nei cittadini, stanno perdendo consenso, quindi si rifanno su di noi e c'è dal nostro punto di vista una frustrazione, perché noi facciamo tanto lavoro, noi stiamo lavorando da mesi per preparare mozioni, proposte di legge, interrogazioni, per portare alla regione, alla luce, diciamo, all'evidenza della regione le cose che non vanno. Io sono sulla sanità, quindi sto lavorando su tutti gli ospedali, le ASL in chiusura, le case della salute, c'è veramente marcio ovunque. In questo anno e mezzo abbiamo tirato fuori tutti gli appalti, tutti i documenti, le consulenze e c'è veramente una situazione catastrofica. Noi abbiamo visto che questo anno e mezzo, pur dandogli delle soluzioni, abbiamo fatto delle mozioni per esempio sui pronto soccorsi, sulle liste d'attesa, gli abbiamo detto, situazione tragica, diciamo anche come risolverla, diciamo proprio qual è la strada possibile. Queste mozioni ce le hanno insabbiate, le tengono in un cassetto e neanche ci rispondono. E questo per me è inconcepibile. Io sono andato a Zingaretti, all'inizio comunque mi fidavo, sembrava una persona disponibile, sembrava un po' più onesto degli altri, anche se era del PD però. No, io ammetto, all'inizio c'era una sorta di fiducia, almeno all'inizio, io non sono partito per dire tutti sono ladri, ho visto con i miei occhi. Pure per me. Esatto. Come dice Beppe, dietro la foglia di fico chi c'era? Come fai a avere... ma io l'ho capito adesso, lo ammetto. Dopo qualche mese ho visto queste persone come si comportavano di fronte a una proposta di buonsenso. Come risolvi il problema delle liste d'attesa? Io ti do la soluzione, ne vogliamo parlare? Togliamo le bandiere, togliamo tu sei PD, noi 5 Stelle, vediamo di portare la soluzione a favore dei cittadini. Il risultato è che non abbiamo avuto nulla. Io ho collaborato a scrivere delle leggi col PD, perché bisogna collaborare con queste persone, io ci lavoro tutti i giorni, con i vari capigruppo ci lavoriamo. Però poi quando è il momento di firmare leggi giuste, loro si tirano indietro. Io ho imparato questo in un anno e mezzo, frustrazione, scontro, difficoltà, guerre, che alla fine chi porta avanti gli interessi della gente, quelli che veramente non hanno dietro nulla, nessun interesse di banche, di lobby, siamo noi. Questo lo dico veramente in maniera, avendo visto i fatti concreti. E ho visto che nel PD c'è sempre qualcuno che difende interessi mafiosi, corruzione, appalti, favoritismi, clientelismo. Nella sanità vi assicuro che abbiamo tutti i documenti, abbiamo aperto 32 fascicoli d'inchiesta,
in questo anno e mezzo, in cui abbiamo dimostrato in ogni ASI, in ogni ospedale, in ogni struttura il marcio che c'è, e abbiamo tirato fuori tutto, l'abbiamo denunciato in regione e tutto si viene insabbiato. Quindi questo è il PD alla regione Lazio, Zingaretti è l'esponente che sta insabbiando tutto questo lavoro. Quindi per me adesso la colpa è chiara, io non ho più nessuna fiducia in queste persone. Ci ho messo un po' a capirla, ma adesso ci sono arrivato. Perché sei giovane. Sono giovane, ho un po' di più di speranza che queste persone potessero capire. Allora, prego. Come si permettono a dire che il Movimento 5 Stelle è fascista? Allora, c'è ancora qualcuno che dice che il Movimento 5 Stelle è fascista, è populista. Ce ne diranno di tutti i colori, però adesso se fate bene, se guardate bene anche quello che dicono le televisioni e i giornali, non usano più questi toni che usavano prima. Adesso hanno capito che lo scontro è sull'ultimo voto, quindi non usano più questi toni così arroganti come prima. Adesso Renzi sicuramente ci riproverà, ha già accusato Beppe di essere come Hitler, ma ci proveranno in tutti i modi. Noi restiamo noi stessi, siamo coerenti, siamo determinati, ma su questo non c'è assolutamente. Esatto, esatto. Poi facciamo, se avete qualche domanda. Ok, va bene. Quindi io vi dico, l'esperienza di quest'anno e mezzo in regione è stata per noi catastrofica. Siamo sette, siamo dei combattenti in trincea, non ci siamo mai venduti, a differenza di altri che hanno già cambiato schieramento a favore di quello o dell'altro. Abbiamo chiesto di rinunciare agli stipendi, nessuno l'ha fatto. Io ho scritto proprio giorni fa a Zingaretti e Storati dicendo: volete firmare la legge contro i vitalizi, volete abolire questi dannati vitalizi che ci costano 20 milioni di euro l'anno? Zingaretti non ha risposto, Storace ha detto ne parliamo a dicembre, cioè quando poi hanno già maturato i loro vitalizi. C'eravamo di fronte a questo livello di corruzione, e per me dire che sono dei mafiosi è dire la verità. Ormai guarda, è così, mi beccherò delle querele, ma è la verità. Bravo, bravo Davide! Allora, chiudo dicendo che a noi in regione, davvero, noi abbiamo ancora 4 anni, a meno che Zingaretti non abbia qualche problema con la giustizia prima, cosa che potremmo arrivarci. Già molti ieri abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, altri 11 dirigenti che hanno nominato Zingaretti che sono illegittimi. Li stiamo denunciando alla questura, alla prefettura, tutto quello che succede. Quindi magari questi 5 anni con Zingaretti non dureranno. Però questo voto del 25 maggio, oltre ad avere un'esplosione per vincere le europee, servirà anche a noi in regione per avere più forza, perché Zingaretti non potrà più ignorarci. Le leggi che presentiamo, che sono leggi giuste, non potrà più dire no, queste leggi neanche le portiamo in discussione. Le abbiamo presentate 13 in un anno, zero discusse. Quindi se vinciamo le europee, se Renzi avrà problemi a livello nazionale, cadrà il governo, andremo alle elezioni anticipate, anche in regione il Movimento 5 Stelle avrà una forza ancora maggiore, quindi cambierà tutto se vinciamo il 25 maggio, anche in regione Lazio. Quindi dico, chiudendo, che queste persone che stiamo mandando in Europa sono cittadini, sono normali, sono incensurati, non hanno nessuna condanna, e già questo fa una differenza enorme rispetto ai candidati del PD, Forza Italia e tutti gli altri, che già stanno mettendo in Europa o i riciclati o i condannati. Quindi solo per questo dovremmo votare delle persone oneste e cittadini che sono cittadini come noi. Quindi grazie a tutti, quella X sulla scheda cambierà tutto in Italia, cambierà tutto in regione, cambierà tutto in Europa. Quindi la rivoluzione sta per arrivare, aspettiamo questi 20 giorni e poi festeggiamo. Grazie.